Vediamo ora alcune regole generali sulle combinazioni di derivate, ossia consideriamo di avere una certa funzione che è la somma di due altre funzioni. Se noi conosciamo le derivate delle due singole funzioni, la derivata della funzione somma è la somma delle derivate. Allo stesso modo, se noi abbiamo che una certa funzione è uguale a una costante, cioè un numero che moltiplica un'altra funzione, la derivata di questa funzione sarà quello stesso numero che moltiplica la derivata dell'altra funzione. Ecco, queste due proprietà, che si chiamano rispettivamente di additività e di omogeneità, che insieme formano le proprietà di linearità delle derivate, derivano proprio dalla loro definizione e seguono le analoghe proprietà dei limiti. Ricordiamo ancora una volta che le derivate di per sé sono limiti. Ora vediamo alcuni casi più interessanti e meno intuitivi. Ossia, consideriamo una certa funzione p con i, p di x che si può esprimere come il prodotto di due funzioni, f di x e g di x. Quello che mostriamo adesso è che questa stessa regola che abbiamo appena enunciato per somme o anche sottrazioni o per moltiplicazioni per costanti non vale in generale per i prodotti di funzioni. Ossia, la derivata di p di x rispetto ad x non sarà il prodotto delle derivate delle due singole funzioni f di x e g di x. Lo possiamo intanto provare con un controesempio per vedere che questa cosa in generale non è vera e poi dimostreremo qual è la derivata di p di x rispetto a x, posto che sia esprimibile come prodotto di due funzioni. Consideriamo ad esempio questo esempio: come f di x prendiamo x, come g di x prendiamo x quadro. Sappiamo che la derivata di x rispetto ad x è 1, la derivata di x quadro rispetto a x è 2x. P di x è il prodotto di queste due funzioni, quindi è x alla terza, e la sua derivata sarà quindi 3 volte x alla seconda, che è diversa dal prodotto delle derivate delle due funzioni di prima. Infatti 1 per 2x fa 2x e 3x quadro è diverso da 2x. Ricordiamo che queste regole di derivazione sono tutti casi particolari che abbiamo visto precedentemente. In generale, se f di x era x alla n, in questo caso gli esponenti sono tutti interi, f' di x è n volte x alla n meno 1. Ora, detto questo, proviamo a vedere effettivamente come si sviluppa questa derivata. Allora, definizione di derivata. Allora, p di x era f di x per g di x, quindi p' di x sarà il limite per h che tende a 0 di p di x più h, che vuol dire f di x più h per g di x più h, meno f di x per g di x, tutto quanto fratto h. Ora usiamo un solito artificio, aggiungiamo e sottraiamo una stessa quantità in modo opportuno. In questo caso io ho aggiunto e tolto questo termine, f di x per g di x più h. Infatti ora abbiamo il limite per h che tende a 0 di f di x più h per g di x più h meno f di x per g di x più h più f di x per g di x più h meno f di x per g di x tutto quanto fratto h. Scomponiamo il limite in due parti, quindi abbiamo il limite per h che tende a 0 di, allora raccogliamo g di x più h da questo termine, da questi primi due termini, quindi g di x più h per f di x più h meno f di x tutto quanto fratto h più limite per h che tende a 0 di, questa volta raccogliamo f di x per g di x più h meno g di x fratto h. Ora guardiamo cosa abbiamo. Questo termine qui, preso con il limite per h che tende a 0, è f' di x, cioè la derivata di f rispetto ad x. Questo termine qui, quando h tende a 0, tende a g più h, scusate, tende a g di x. Ricordiamo che se una funzione è derivabile, è continua. E questo indica proprio la continuità della funzione. Limite per h che tende a 0 di g di x più h è g di x. Mentre nella seconda parte, qui abbiamo f di x che moltiplica e questa è la derivata di g rispetto ad h. Quindi ricapitolando, p' di x è allora g di x per f' di x più f di x per g' di x, solitamente scritta invece in quest'ordine, ma è lo stesso visto che il prodotto è commutativo,
f' di x per g di x più f di x per g' di x. Mnemonicamente, se una funzione è prodotto di due altre funzioni, la derivata di questa funzione sarà derivata della prima funzione per la seconda non derivata più derivata della seconda funzione per la prima non derivata. Importante ricordarsi questa regola, detta anche regola di Leibniz, e vale per il prodotto di due funzioni. Ora ci fermiamo qui, la prossima volta vedremo anche il quoziente di due funzioni.